Mister, buongiorno. Intanto complimenti per la finale, che è sempre un grande obiettivo. Poi qui a Bergamo, che abbiamo vinto così tanto. Seconda cosa, domani il Cagliari, per la terza volta quest'anno, una squadra che è in difficoltà, e invece con l'Atalanta sulle ali della gloria con questa finale. Dal punto di vista psicologico, come si riesce a compensare e rientrare in una partita così, che comunque rimane complicata? Ma la soddisfazione di essere arrivati in finale è veramente tanta, perché era un obiettivo questo, che sul quale siamo stati sempre concentrati, che volevamo cercare di raggiungere. Non era facile, perché abbiamo dovuto superare degli ostacoli difficili, soprattutto nelle ultime settimane con la Lazio, col Napoli, e quindi essere arrivati in finale in questa competizione, che si giocherà a maggio, ci dà da una parte soddisfazione, dall'altra anche la garanzia, insomma, di avere un obiettivo forte alla fine della stagione sul quale concentrarci. E nello stesso tempo adesso possiamo pensare anche con più attenzione al campionato, perché è indubbio che in questa stagione ci siamo presentati molto bene in alcuni appuntamenti, soprattutto quelli che erano la Champions, in partite con Liverpool, con l'Ajax, che sono state determinanti, e così anche recentemente in Coppa Italia, e qualcosa in campionato probabilmente abbiamo pagato. Adesso abbiamo la possibilità di cercare di concentrare le nostre energie anche sul campionato, perché è chiaro che poi il Real Madrid si presenta da solo, insomma, quella non è una partita che devi preparare sotto aspetto emotivo. Invece il campionato è ancora molto lungo, ci sono 17 giornate, noi tutto sommato siamo stati capaci di restare agganciati al gruppo, anche se siamo leggermente attardati, però è un ritardo che abbiamo la possibilità di cercare di migliorare, perché vogliamo attraverso il campionato restare in Europa, e quindi dovremmo essere bravi, insomma, a partire da domani, che è una partita difficile, come sono difficili tutte quante, abbiamo visto nel nostro campionato. Non ti puoi permettere di avere dei cali di attenzione, altrimenti paghi immediatamente. Quindi, però abbiamo anche il tempo e le energie per poter cercare di migliorare la nostra classifica. Ciao mister, tre domande, te ne faccio subito, che almeno poi non spostiamo il microfono. La prima, non posso non fartela sulla partenza da Zengonia, perché ho visto alcuni video dove tu guardavi la gente fuori dal pullman ed eri assolutamente, non so, mi sembravi pietrificato davanti a tutto. Avevi paura di non arrivare allo stadio o eri semplicemente emozionato per quello che stavi vedendo? Un po' tutte le cose, perché non siamo più abituati, effettivamente. Ormai è un anno che un po' di preoccupazione per tutta questa gente, che anche oltre, insomma, quelle che sono le regole normali, grande anche emozione per rivedere con quanto entusiasmo. Noi abbiamo perso la dimensione del pubblico, sono veramente tanti mesi che non sappiamo più qual è la soddisfazione, la reazione della gente, la percepiamo, la avvertiamo un po' così in città, ma solamente attraverso quello che si scrive o che si legge è distorto, molto spesso anche eccessivamente polemico. Invece la reazione vera e genuina è quella che poi hai della gente quando si presenta. Questo è stata l'altra sera la prima volta che abbiamo visto nuovamente così tanta gente insieme, con quanto entusiasmo, con quanta voglia di partecipare, con quanto attaccamento, il solito che quasi non eravamo più abituati. E quindi speriamo di tornare presto ad avere di nuovo la gente negli stadi, però è veramente molto lunga questa situazione, e ha stravolto un po' tutta la dimensione della vita e del calcio, naturalmente. E ancora non abbiamo
sicurezza e certezza di poter rivedere, perché senza pubblico, cioè, vale tutto molto meno. Speriamo che almeno la finale, c'è un po' di speranza che ci sia, si incominci ad avere un po' più di gente negli stadi, non so, questo non dipende chiaramente da noi, ce lo possiamo solamente augurare. La seconda cosa, l'hai già accennata prima, voglio tornarci. La partita dell'altra sera ha dimostrato, secondo me, un difetto, una tendenza, una cosa normale che però si sta verificando, ovvero tutte le volte che c'è una partita decisiva l'Atalanta risponde presente. Milan, Liverpool, Ajax, tutte partite vinte, vinte anche bene, comunque giocate molto molto bene. I cali di tensione che sono capitati o subito prima o subito dopo, secondo te sono migliorabili in qualche modo o è fisiologico che arrivare a 13 partite in 42 giorni qualcosina lasci per strada per forza a qualche parte? Secondo me è abbastanza fisiologico ed è dovuto un po' a tutte le squadre, non solo a noi, forse parte il cammino straordinario del Milan. Cioè, diversamente, un po' tutte le squadre, un po' di più, un po' di meno, attraversano periodi. Noi domani sarà la 13ª partita in 42 giorni. Pensare di fare 13 partite sempre al meglio è difficile. E gli avversari sono tutti molto agguerriti. Devo dire che spesso ci è capitato di inciampare quando noi abbiamo giocato delle partite, abbiamo incontrato poi degli avversari che invece non avevano giocato magari con la stessa continuità nostra. Se andiamo a vedere la maggior parte dei risultati poi negativi, sai, oggi un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e non è proprio visto così. Una classifica da sesto, settimo posto come siamo adesso sembra quasi una delusione, no? Io in questo viaggio un po' controcorrente, però siamo in questa dimensione, o ci vogliono caricare di queste dimensioni, ma devo dire che noi siamo una squadra molto serena. Noi pensiamo, ci divertiamo ancora a giocare certe partite, poi qualche volta quando pareggiamo, è successo di pareggiare, o poche volte che ci è successo di perdere, cerchiamo poi di rimboccarci le maniche e di reagire alla partita successiva e continuare a fare il nostro percorso. Adesso sarà un po' più lineare, a parte la Champions, e quindi cercheremo di avere un po' più di continuità o anche solamente cercare di recuperare qualche cosa. Non sarà facile, ma sicuramente ci proveremo, ma gli obiettivi importanti li abbiamo centrati e comunque siamo ancora lì. Ultimissima, non ti chiedo di Pessina, di Zapata, che ne abbiamo parlato tutti quanti negli ultimi due giorni, ma ti chiedo di Sutalo. Ci spieghi com'è andata? Alla mattina non era convocato, poi è tornato, l'hai fatto giocare titolare, ha giocato comunque una buona partita e mi riallaccio se domani potrebbe essere riproposto, visto che Mele sta recuperando, ma non abbiamo ancora capito se è a posto oppure no. Allora, Sutalo doveva giocare col Torino e poi alla vigilia della partita, calciando in terra, si era procurato una contusione forte che gli era gonfiata un po' la caviglia e quindi non ha potuto giocare. Poi nel breve, pensavamo dovesse avere più tempo a disposizione, invece nel giro di pochissimi giorni la cosa è migliorata. E lui è un giocatore che è arrivato come difensore centrale. È un percorso che sta facendo, però poi dopo ha già fatto altre apparizioni meglio in quel ruolo, perché è un ragazzo che è più gratificato quando attacca quasi che quando difende. Devo dire che anche nella sua under 21 viene impiegato spesso come esterno e quindi era tra i papabili, solo che c'era questo problema di infortunio, che invece, essendo una contusione, si è risolta improvvisamente bene, approfittando anche del fatto che Maele invece non era nella condizione ancora di poter giocare. Lui ha avuto una forte contusione che gli ha procurato un taglio proprio sul collo del piede, dove colpisce sempre la palla, e quindi aveva un dolore eccessivo a toccare la palla, quindi è
stato, anch'io mi aspettavo fino al giorno prima di poter utilizzare Maele, che invece non era, non è guarito abbastanza, mentre Sutalo è guarito velocemente, quindi tra i due ha giocato quello che stava bene. Riallacciandomi alla penultima risposta, visto che è successo un calo fisiologico anche in vista della Coppa Italia, essendo la terza partita in ordine cronologico quella con Real, c'è il rischio, temi, insomma il rischio concreto di avere già la testa in parte su quell'impegno o no? Non abbiamo mai avuto la testa da altre parti, abbiamo sempre cercato di fare, cioè non sono delle scuse che... Però se mi dici gioca 13 partite di fila in 6 settimane e avere sempre la stessa qualità, la stessa condizione, nonostante abbiamo fatto molto turnover, moltissimo, abbiamo utilizzato molti giocatori e forse anche questo può averci anche, però non è che abbiamo sottovalutato altri impegni. Certo che nell'immediato, cioè la partita di mercoledì col Napoli per noi era fondamentale per raggiungere la finale, oppure quella con la Lazio per andare avanti era fondamentale vincere, erano partite secche e in quelle condizioni lì magari riesci a dare anche qualche cosa in più, ma non è che nelle altre partite non volevamo, cioè col Torino noi volevamo vincere, se no non andiamo 3-0, no? Poi magari o le altre partite che abbiamo fatto dei pareggi, non è che non volevamo fare risultato. E c'è una difficoltà oggettiva a mantenere sempre lo stesso rendimento, poi ci sono anche gli avversari che a volte voi considerate molto poco, che invece sono tutti fortemente agguerriti e che magari arrivano anche da una preparazione migliore rispetto alla nostra negli ultimi giorni, e quindi questo ha determinato. Però di lì a dire che l'Atalanta è messa male in campionato, secondo me ce n'è ancora un po', c'è un eccesso sotto questo aspetto nei confronti dell'Atalanta. E poi se l'Atalanta deve essere quella che vince il campionato, quella che vince la Coppa Italia, quella che vince la Champions, vabbè, dobbiamo fare il triplete, allora ci diventa molto difficile. Se ce lo chiedete ci proviamo, però se chiedete voi siete soddisfatti, molto, molto, la differenza, altri non lo sono, pazienza, noi siamo molto soddisfatti del nostro percorso fino adesso. Altre due cose veloci, su Attebur, hai la speranza di riaverlo per il Real o siete ancora in alto mare? No, per il Real non credo proprio. No. È ancora una situazione incerta, speriamo di poterlo avere per la fine del campionato. Giocare, cioè più che per la fine, che possa giocare ancora in questo campionato. Ma ancora rischio intervento o no? C'è chi dice sì, c'è chi dice no. In queste situazioni, secondo me, probabilmente no, perché non c'è il tentativo di recuperarlo senza bisogno dell'intervento. E quindi si aspetterà ancora. Poi dopo, se proprio non sarà possibile, l'intervento potrà farlo anche più avanti, perché fare l'intervento adesso significa chiudere il campionato. Invece si può aspettare magari ancora un po' e cercare... C'è anche della buona speranza di poterlo recuperare magari in 20 giorni, un mese, non lo so. Però è una situazione un po' a rischio. Certo. L'ultima cosa, per il Cagliari vale la stessa considerazione di una settimana fa, cioè che una squadra ben attrezzata, apparentemente ben attrezzata come il Cagliari, non si spiega come non riesca più a vincere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Basta vedere i giocatori, ma anche la squadra. Questo è un po' il sintomo del nostro campionato di quest'anno, che è veramente un campionato molto equilibrato e molto difficile, anche quando incontri squadre che sono in una posizione bassa di classifica, ma questo non toglie nulla al loro valore. A proposito del Cagliari, è una delle società che ha confermato l'allenatore, anche se ha fatto un filotto di sconfitte. Come valuta il lavoro, visto che l'avete anche appena incontrato in Coppa Italia prima della Lazio? Questo è un grandissimo segnale, non è normale questa situazione, di solito è sempre l'allenatore, invece è evidente che la società nei confronti di Francesco ha valutato
le sue capacità, la sua professionalità, e questo è un bellissimo attestato, no? È una scelta che evidentemente si conoscono bene, hanno la fiducia, hanno fiducia in questo allenatore, in questa persona, di uscire da questo momento, quindi è sicuramente un bel segnale. E invece Mele come sta? E il bollettino infortuni per il Cagliari? E seconda cosa, vista la situazione Atebor, a questo punto mi sembra di capire che Sciutalo verrà, si lavorerà su Sciutalo come esterno sempre di più quest'anno? Sì, assolutamente sì, anche perché anche l'anno scorso a Parma o in qualche altra situazione, poi da difensore centrale ha dimostrato magari, non che non facesse bene lì, però in questo momento ha fatto meglio le sue prestazioni in quel ruolo, e in questo momento sopperisce un po' alla mancanza di Atebo. E poi se ci sono acciaccati domani, chi manca? C'è solo Atebor, abbiamo recuperato un po' tutti, Cittolo è squalificato. E Mele come sta? Mele dovrebbe, dovrebbe essere a posto. Ero abbastanza tranquillo l'altro giorno, poi invece, però... Dovrebbe, quindi c'è ancora un dubbio. Mele si è procurato un attacchettato, un taglio proprio sul collo del piede. Adesso sono passati 8-9 giorni, 10 giorni, la ferita ha chiuso, ha tolto i punti, è soprattutto una questione di dolore. Fino all'altro giorno toccare la palla era proibito, ieri molto meglio, oggi, cioè una cosa che da un giorno all'altro, poi dopo quando si rimargina migliora tantissimo, no? Poi magari con un po' di protezione, un po' di riesce a giocare, però da un giorno all'altro ci sono dei cambiamenti notevoli, come è stato per Sciutalo, trattandosi di contusioni e non di altre cose, e quindi da oggi a domani 24 ore possono essere ancora, però già ieri andava molto meglio. Mister, le volevo chiedere una valutazione sulla prestazione, anche se ne ha già parlato magari, però di Pessina, e soprattutto visto che comunque l'ha utilizzato sia trequartista che centrocampista, può essere davvero l'uomo in più per questa seconda parte di stagione? Lui è stato anche nella prima parte della stagione, almeno da quando ha superato l'infortunio con cui si era presentato e da quando ha iniziato a giocare, praticamente ha giocato da quasi subito. Poi sul giocatore avete già detto tantissimo voi, quindi va bene, a me non può che far piacere. Io continuo a sottolineare il fatto che sono state tante le prestazioni in questo periodo, un po' di tutti quanti, cioè a me fa piacere quando fate fatica a individuare quello che non ha fatto bene, perché stanno facendo, allora ditemi di Freuler, ditemi di Deron, ditemi insomma di un po' tutti, e lui si sta imponendo bene, adesso ha fatto due gol di grandissima qualità rispetto ad esempio alla partita di Napoli, dove era andato vicinissimo, si era presentato anche lì davanti al portiere, e in questo caso è stato determinante. Se lui aumenta anche, ci dà anche dei gol in più, è chiaro che noi ne traiamo vantaggio tutti da quella posizione che ha. Può giocare a centrocampo perché in quell'altro ruolo noi abbiamo un bel numero di giocatori che faccio anche fatica, da Pasalic a Malinowski, adesso è arrivato anche Kovalenko, Miranchuk, però è chiaro che noi abbiamo un certo equilibrio che sfruttiamo al meglio, gli altri prenderanno di volta in volta, ci potranno dare qualcosa in più, speriamo. Non di soli gol vive un attaccante, però. No? Non di soli gol vive un attaccante, ma insomma sai meglio di me che gli attaccanti, se fanno gol, prendono coraggio. Duvan ne aveva segnato uno nelle ultime 7 partite. Tu che lo conosci da più di 2 anni ormai, hai avuto l'impressione che avesse bisogno di una partita come quella di mercoledì? Ma Duvan comunque non ha saltato una partita, magari ha fatto degli spezzoni, magari è uscito, ma forse l'unico giocatore sempre presente.
perché ha alcune caratteristiche che per noi sono comunque sempre importanti, a prescindere dal suo momento di forma, che non sempre può essere al top, soprattutto in tutte queste partite. Però il suo utilizzo a noi è sempre utile. Poi l'altra sera è stato determinante nel primo gol, che è un po' fuori anche dai suoi schemi, perché con un tiro da fuori, dalla distanza, e negli assist. Lui è un riferimento. Quando noi riusciamo a passare dalla punta centrale, riusciamo a avere poi una pericolosità maggiore. No, ma quello che intendevo proprio psicologicamente, secondo te aveva bisogno di una cosa così, ma proprio per come li ha fatti, capito? No, lui è sempre stato positivo. Poi dopo sono contento per lui, perché è chiaro che il gol per l'attaccante ti dà energia, ti dà entusiasmo, però lui è veramente un ragazzo sempre molto sereno, non ha mai ma anche Muriel, non ha mai problemi, gioca qualche volta meglio, qualche volta un po' meno, ma però sul suo impegno, sul suo attaccamento, sulla sua voglia di fare non c'è mai stato. Quindi verso questi atteggiamenti sei sempre propenso in positivo, no? E poi si gratifica anche con dei gol o con degli assist, è chiaro che è fondamentale, cioè alza il livello di tutti, però una volta lo è lui, una volta lo è Muriel, una volta lo è Ilicic, Pessina, l'importante è che è il difensore, l'importante. Cioè io non mi soffermo mai su una prestazione magari non fatta qualitativamente bene, però l'atteggiamento è sempre importante, il suo atteggiamento è sempre molto positivo. Ti volevo chiedere se con qualche allenamento a disposizione in più ci puoi dire qualcosa in più di come hai visto Kovalenko, che giocatore stai scoprendo, perché vederli l'avrai visto tante volte, sì, ovviamente, certo, nei video eccetera, però allora, lui si è presentato in una buona condizione perché era fermo da dicembre praticamente, anche aveva partecipato un po' inizialmente alla preparazione allo Shakhtar, però è sicuramente un giocatore fermo da parecchio tempo, quindi sotto aspetto atletico e fisico rispetto agli altri compagni sono nel pieno della stagione, ha qualche difficoltà, però sta lavorando molto, ha lavorato molto in questi 10 giorni, in queste 2 settimane. Tecnicamente è un giocatore valido, di sicuro, ha una buona frequenza, una buona sicurezza tecnica. Adesso poi lo scopriremo anche qual è la sua collocazione. Ci interessava di più, cioè se l'hai già collocato. È indubbiamente un centrocampista, non credo sia un centrocampista offensivo, così offensivo, è un classico centrocampista che fa un po' tutte e due le fasi. Sì, può essere, poi lo puoi utilizzare a seconda del momento, un po' più avanzato, un po' più indietro, un po' più da centrocampista. Noi è chiaro che ci farebbe più comodo come centrocampista. Chi arriva dall'estero ha una fase difensiva sempre un po' più approssimata rispetto alle abitudini, però è un ragazzo per bene, un ragazzo a posto, che indubbiamente sotto aspetto tecnico della frequenza e della gestione della palla sa giocare, molto lucido, e non lo so, ci vorrà adesso, non abbiamo avuto neanche il tempo di utilizzarlo in un amichevole, finora abbiamo fatto delle partitelle con lui a campo ridotto, quindi dovremo, speriamo la prossima settimana, di organizzare una partita così anche per allargare un po' il campo e per vederlo meglio. Grazie. Mister, mi riaggancio a quest'ultimo argomento. La coppia De Lund-Freuler è quella che ha, in termini statistici, valutazioni tra le più alte. È ovvio che con l'intensità degli impegni ci siano dei ricambi, partite in corso, comunque informazione. Mi chiedo se in che tempi queste opzioni che si presentano, con Pasaric, Kovalenko e altri, possano maturare, e se questo può essere un vantaggio dal punto di vista proprio del rendimento fisico, soprattutto nel corso delle partite. Ancora su Sutalo abbiamo visto che giocando con Toloi permetteva appunto al brasiliano di sganciarsi frequentemente. L'impiego di Sutalo esterno
può favorire l'inserimento dei difensori, che poi è una caratteristica del gioco dell'Atalanta? Toloi è diventato particolarmente efficace e bravo in queste, lo fa indipendentemente, anche a Napoli l'aveva fatto, giocava Maele, l'aveva fatto, non è tanto questione di, certo bisogna un po', bisogna stare un po' attenti, nel senso che l'inserimento di un difensore, che poi li fa anche Jim City, li ha fatti anche Romero, va un po' coordinato poi col centrocampista, con gli altri giocatori di reparto, perché altrimenti corre il rischio di essere scoperto, però se lo fai nei tempi giusti, nel modo giusto, può essere una alternativa molto, molto valida, e ci ha dato dei risultati. Romero è uno che ha fatto più assist in questo momento, quindi è una cosa che possiamo utilizzare. Su De Roon, Freuler, io quando sono in campo loro sono tranquillo, quindi non devo compiacere nessuno, devo cercare di avere la squadra migliore possibile, tutte le altre cose vanno conquistate, poi dopo, se non è chiaro, se ci sono infortuni è diverso, ma se non ci sono infortuni noi già facciamo molta fatica, quando siamo nella condizione migliore, a fare i risultati e vincere le partite o a cercare di vincerle, quindi quando sono in campo loro va bene. Due cose, una, Pasalic, che sta rientrando un po', sta ritrovando la condizione, se pensa di usarlo, di utilizzarlo un po' di più adesso in queste partite. Scusa, Pasalic. E Malinowski, se si aspetta qualcosa di più, visto che ha degli alti e bassi, così è, no? Secondo me quest'anno stiamo facendo un po' di casino, perché c'è troppi giocatori. Allora continuate a chiedermi di chi non gioca. Se viene impiegato un altro, quasi tutte le conferenze mi chiedete di più di quelli che non giocano, di quelli che giocano. Se vediamo questo qua, se possiamo giocare con l'altro, se può entrare quell'altro giocatore, perché non gioca quest'altro? È un problema che abbiamo creato noi. È un problema che abbiamo creato e che a volte stravolge un po' poi dopo quella che è la realtà del campo. Noi cercheremo di stare in campo sempre con chi dà le massime garanzie. Se qualcuno sta fuori, perché in campo c'è qualcuno che dà più garanzia, punto. Quindi voglio parlare di quelli che giocano, non di quelli che non giocano. Quelli che giocano, quando entrano, hanno la possibilità di poter fare di più, ma tutto questo, questa giostra di giocatori, di continuare, arrivato questo, arrivato quello, arrivato quell'altro, alla fine, l'ho già detto tante volte, ne occorrono molto meno, non c'è bisogno di avere tutto questo numero, è una cosa che distoglie sempre un po', c'è sempre la speranza, nella prospettiva di poter avere chissà quali vantaggi, conta l'immediato. Noi dobbiamo fare risultati adesso, dobbiamo cercare di fare i punti adesso, dobbiamo cercare di ottenere gli obiettivi. Quello che succederà tra un anno o la prospettiva, sinceramente, non è più negli obiettivi dell'Atalanta. L'Atalanta ragiona solo più sul presente e sull'immediato, perché è quello che ci chiedono e che chiedete anche voi. Vedete, quando si pareggia una partita, come diventa un problema. Da un'altra curiosità rispetto a chi gioca, invece, appunto, si parlava di Zapata, anche lei l'impressione, cioè, tanti dicono Zapata rende di più se gioca da subito, è vero questa cosa secondo lei o no? Questa è una realtà che, insomma, o perlomeno quando è entrato dalla panchina ha avuto magari un rendimento, ma è più difficile anche, non è sempre facile, non è sempre, Muriel in questo è uno specialista, e questo è un dato di fatto. Però c'è stato anche delle partite che è entrato Zapata e ha dato un contributo. In generale è vero,